26 ottobre, ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro e Durabi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni, per mezz'ora al giorno, vi fa compagnia. Trattiamo tanti argomenti, facciamo parlare tante persone, tante storie e oggi eh, cominciamo una, una, nuova, una nuova, quasi una rubrica. In realtà, non lo è. È un appuntamento che ci diamo tutti i giovedì con il giovedì alla dozza, a cura di Alessandro Masella, il mio collega che conoscete, con la collaborazione della redazione di Ne vale la pena e di Bandiera Gialla. Ma lasciamo parlare Alessandro proprio su questo argomento. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, finalmente creiamo un collegamento stabile con una redazione che esiste da anni ormai all'interno della Dozza a Bologna, ovvero quella di Ne vale la pena e che da anni pubblica eh, tantissimi articoli e anche eh, su temi e argomenti tra i più svariati. Non hanno un argomento fisso, ma eh, studiano e analizzano e poi scrivono articoli su diverse tipologie di temi. Ecco, oggi vi leggiamo una storia, una storia scritta più che una storia è un bel pensiero, uh, un, un riferimento, quello che ha scritto Osvaldo per la redazione di Ne vale la pena è che questo articolo poi è stato pubblicato su Bandiera Gialla. Quindi noi estendiamo questo invito a tutte le persone che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna a inviarci i loro pensieri, a inviarci le loro sia storie ma anche riflessioni così che noi le possiamo leggere e far sapere a tutti gli altri. Ad ogni modo, quindi ogni giovedì, aspettatevi questo incontro, veramente, questa volta più che mai, tra carcere e città. E ascoltiamo la storia di Osvaldo. È noto che il carcere è un luogo di limitazioni personali. Penso ad esempio all'impossibilità di muoversi come si vorrebbe, o al tempo limitato per stare con i propri cari, o anche alla mancanza di affetto, al divieto di utilizzare molti beni di consumo, insomma. Queste condizioni non definiscono certo un luogo sereno, in cui si possa vivere in modo disteso. Questo, almeno, per noi ospiti forzati. C'è però con noi un ospite che al contrario nostro ha deciso volontariamente di stare qua con noi. E stare qui alla dozza. E pare trovarsi anche a suo agio fra queste mura. All'inizio l'ho notato, o meglio, l'ho sentito, al sorgere del sole. Di solito in campagna o nei luoghi di periferia si viene svegliati dal canto del gallo. Qui invece è un bel esemplare di pennuto a darci il buongiorno. È un fagiano maschio con un elegante piumaggio dei diversi colori marroncino tendente al rosso nel corpo, con qualche sfumatura viola e rosso intenso all'interno degli occhi, cerchiato di bianco sul collo. La coda farebbe invidia a un alpino, che non esiterebbe un attimo a metterla come ornamento sul proprio berretto. Io l'ho notato dalla finestra della cella, questo pennuto. Da questa finestra si vede un pezzo di terra in mezzo ai vari cortili di cemento dove andiamo, nelle ore d'aria, a passeggiare. E anche lui passeggia, dove vuole, tranquillo e indisturbato in mezzo all'erba, con le sue compagne, senza alcun timore di essere impallinato e messo al forno. Si nasconde talvolta fra l'erba alta, quando passa l'auto della polizia penitenziaria, e si mette sotto il muro di cinta. Evidentemente sa di essere in difetto e di violare l'articolo 556 del codice penale che condanna la bigamia. Ma ben presto riprende tranquillamente la sua vita, la sua solita routine. Che per lui, qui, è un'oasi felice. Presto, ne sono certo, vedremo svolazzare e salterrare anche alcuni fagianini, insieme alle loro madri. Bene, questa storia di Osvaldo eh, mi ha fatto anche molto sorridere, Alessandro. Io saluto Osvaldo, ovviamente lo ringrazio. Ma mi è piaciuto moltissimo quando ha detto che eh, il fagiano. scusate se ritorno all'argomento, eh, si nasconde talvolta fra l'erba quando passa l'auto della polizia penitenziaria sotto il muro di cinta, evidentemente sa di essere in, in difetto e di violare l'articolo 556 del codice penale che condanna la bigamia. Beh, questa cosa qua mi ha fatto molto ridere anche perché il povero Fadi non soffre però di sensi di colpa, da quello che capisco dallo, dallo scritto. Termina infatti che immagina Osvaldo, immagina di, di, di vedere questo faggiano svolazzare con alcuni faggianini insieme alle loro madri. Insomma, l'epilogo è, è, è felice in ogni caso. L'epilogo è vero, Antonella è felice e um, in realtà. Questa storia non è finita. Uh, sapremo ancora, sapremo ancora di più su questo fagiano perché la settimana prossima leggeremo quella che Osvaldo la chiama la seconda parte, Fagiano parte 2. Quindi ci rivediamo su questo appuntamento sempre giovedì prossimo. Io mi unisco all'appello di Alessandro per dire a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo scrivete delle storie, scrivete quello che, che, che pensate di voler far sapere al mondo, perché cominciamo a dare un nome a voi che siete ristretti e che però di cose da raccontare ce ne avete tante. Questa storia è una storia che fino adesso ha avuto un epilogo positivo. Scopriamo la prossima settimana come procede. Adesso però uh, vi lasciamo in compagnia di una persona che uh, le mura del carcere le conosce molto bene e che da anni lavora instancabilmente sia per la comunità sia per metterla in contatto con il carcere. Sto parlando di Maria Raffaella Ferri che è la referente per il quartiere navile della sede di coordinamento delle associazioni che operano in tema carcere. Ascoltiamola. Eh, Maria Raffaella Ferri è stata già presentata in tutte le salse quindi non mi azzarderò a rifarlo, vero Luca? Le passiamo il microfono? Le passiamo il microfono, fammi solo fare una singola sottolineatura nell'augurare buon lavoro a Maria Raffaella per questo Grazie. percorso di coordinamento delle associazioni nel ricordare che... Eh, Maria Raffaella Ferri porta anche il grande merito di aver costruito insieme ad altre persone il progetto non solo Mimosa che ha introdotto uno sguardo specifico sulla detenzione femminile e sulle donne eh, in carcere. Quindi di questo ti ringrazio ancora molto e a te la parola. Grazie, grazie moltissimo anche e soprattutto di questi auguri che sono fatti a me, che mi sono data eh, diciamo, dato la disponibilità al mio quartiere, alla mia città, ma anche alla, alla rete delle associazioni che hanno aderito a questo avviso pubblico che il quartiere navile ha promosso, per appunto, eh, realizzare. Una cosa semplicissima e complicatissima, eh, che è quella di eh, un coordinamento fra tutte le realtà che eh, dentro e fuori il carcere, a vario titolo, eh, collaborano e danno eh, come dire, il loro contributo per ehm, favorire il periodo di rieducazione diciamo, delle persone detenute, ma soprattutto eh, favorire il. Loro loro reinserimento sociale un avviso pubblico che, mh, nella primavera scorsa, il, il quartiere ha realizzato ha eh, raccolto l'adesione, lo diceva prima la Presidente, di 34 eh, soggetti/organizzazioni eh, eh, che mh, hanno appunto accolto questo, ehm, questo invito. Eh, di queste 34 venivano. 23 sono eh, associazioni anche qui presenti eh, che già da tempo collaborano e, e operano eh, dentro e fuori il carcere e eh, 11 nuovi soggetti. Che eh, assieme a tutti gli altri hanno dato la disponibilità a, a fare un lavoro di rete, a fare un lavoro eh, sinergico, a mettersi in gioco. Allora, che la nostra città abbia una ricchezza sconfinata l'abbiamo visto e eh, tutte le testimonianze di oggi eh, ce lo confermano. Anche dobbiamo dirci che abbiamo la voglia insieme di fare dei processi di miglioramento e insieme possiamo appunto eh, farli andare avanti. Vedremo se sarà una buona pratica. L'intenzione di tutti noi è sicuramente di fare dei passi in avanti. Io non direi altro, se però permettetevi eh, di leggervi eh, i soggetti che hanno aderito al coordinamento, molti sono qui, altri non ci sono, prima di, di elencare. Eh, i nomi del, dei componenti di questo nuovo coordinamento eh, però dico a questa bella assemblea che l'avviso non è chiuso nel senso che siamo assolutamente aperti alla, ehm, al coinvolgimento e, e, e a nuove adesioni quindi chi anche gli fosse venuta voglina oggi pomeriggio eh, di partecipare non ha che farsi eh, presente Farsi attivo e dico anche che ci convocheremo eh, a breve per dare un avvio operativo a questo, a questo coordinamento e insieme faremo appunto questo percorso di progettazione eh, partecipata, così come anche il, um, il nostro quartiere, la nostra città eh, ci richiede. Allora, hanno aderito al, um, al nuovo coordinamento cittadino. Eh, liberi di studiare ODV, Art Therapy Italiana, il Centro internazionale del libro parlato, Fatima Jabki. Eh, la, eh, la Cappellania del Carcere, la Cooperativa Sociale Baumhaus, il Pogeschi per il Carcere, Cefa Emilia Romagna, Udi Unione Donne in Italia di Bologna, il CIOFS Formazione Professionale Emilia Romagna, Inside Liberi Dentro ed Uradio e TV, il Lions Club eh, di Bologna Irnerio, Applausi SNC. Il Centro Italiano Mediazione e Formazione alla Mediazione di Bologna, MEG, Medicina Europea di Genere APS, il Gruppo Ceis, il Gruppo Non Solo Mimosa, eh, il Circolo Arci Bertol Brecht, la WISP Comitato Territoriale di Bologna, Manos in Fronteras APS, ASD Capoeira Angola Palmares, L'Associazione Senza il Banco, l'Associazione Culturale Rima che Ride, Open Group eh, Società Cooperativa, Associazione di Volontariato Cabura, la FIMI, Federazione Italiana Medicina Integrate, l'Associazione Antigone Emilia Romagna, il Cigong People di Bologna, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Cooperativa Sociale Dolce, Associazione Donne in Strada. Cult e l'altro diritto. E dopo aver ascoltato la voce di Maria Raffaella Ferri, che ringraziamo tantissimo perché siamo tutti certi che adesso nel carcere della Dozza potremo fare tante più cose insieme e, e noi siamo qui, siamo pronti. E passiamo ad un altro argomento, passiamo ad un'altra nazione proprio, perché ce ne andiamo in Nigeria e parliamo della spoken word poetry. Che è un'arte performativa, figlia di una tradizione orale ampiamente diffusa oggi in nigeria che è la cosiddetta poesia parlata una forma espressiva che unisce la profondità del genere poetico con uh, l'immediatezza della parola questa poesia questa poesia moderna è molto diffusa tra i giovani e che, che seguono chiaramente eh, i, i contenuti dei poeti pubblicati online perché questa diffusione sui social è molto molto ampia ed è addirittura diventata virale eh, però eh, non, non non è facilmente eh, accettata e riconosciuta eh, con la dignità di poesia da parte della, dei poeti tradizionali. I giovani artisti di oggi che si esibiscono su palcoscenici molto importanti, celebri, sono i protagonisti di un movimento culturale, diciamo il movimento della parola parlata, eh, per portare questa forma d'arte ad un riconoscimento culturale che al momento fatica ad ottenere. Che cos'è questa eh, poesia parlata? È una forma d'arte che prevede ovviamente una maggiore enfasi sul testo parlato, rispetto a quello scritto. Eh, I poeti della parola che in Nigeria portano avanti questa forma, diciamo, artistica e espressiva sono eh, in aumento vertiginosamente e, eh, e utilizzano questa forma di comunicazione un po' mista, eh, con l'idea però di creare eh, consapevolezza per produrre un cambiamento sociale eh, ed è una missione molto importante perché comunque c'è una civica, culturale eh, sotto questa, diciamo, questa modalità di eh, rappresentare la poesia e lo ricorda anche un giornale che si chiama appunto Key okay Africa che fa luce sul valore culturale di questa forma espressiva e, e anche insomma eh, sul lavoro impegnativo che stanno facendo questi ragazzi per, per portarla a conoscenza di un pubblico più vasto. Antonella, sono molto sorpreso da questa nuova forma di poesia. Ecco, personalmente che sono un amante, mi metto vicino a coloro che sono, per così dire, gli amanti della uh, poesia classica, quella più tradizionale. Proprio per questo motivo uh, sono curioso, che co come l'hanno presa gli altri tradizionalisti? Che cosa ne pensano? Eh, Alessandro, io invece ti ci avrei visto proprio per la tua età un po' più vicino a questi giovani esploratori. In realtà eh, le difficoltà riguardano principalmente i pregiudizi che si hanno in merito ai cambiamenti, come riportano i giornali locali. Non lo dico io che non sono una conoscitrice di questa eh, forma artistica. E, mh, la poesia performativa, però, è poco conosciuta ecco, rispetto alla classica, o almeno è meno conosciuta in certi ambiti. Sicuramente sui social eh, è più diffusa, però in altre, eh, diciamo con altre modalità, eh, un po' di meno e quindi è oggetto delle critiche da parte dei, dei poeti tradizionali, i quali sostengono eh, che l'enfasi della performance eh, proprio parlata sminuisca la poesia stessa. Il valore aggiunto della poesia parlata sarebbe invece, secondo eh, la stessa fonte, quello di un'esperienza più dinamica e coinvolgente per il pubblico. E, tra l'altro bisogna ricordare che la poesia della parola eh, è derivante dalla tradizione orale della Nigeria. Che ha una ricca tradizione alle spalle e che oggi sta diventando addirittura Alessandro un'industria. Basti guardare i, i numeri delle visualizzazioni delle performance di poesie pubblicate online, Co hanno un sacco di like, sono diventati virali in, in pochissimo tempo. e C'è un poeta che si chiama Bash Amoueni che ha intervistato da Ok Africa. Sottolinea che ci sono giovani talentuosi che viaggiano in tutto il paese e calcano il, i palcoscenici più importanti dei festival letterari e quindi eh, stanno diventando molto famosi, però non esiste un premio nazionale attribuito alla, alla, alla poesia parlata né eh, dall'Associazione degli Autori Nigeriani né dal premio della letteratura nigeriana, quindi diciamo che è un po' qualcosa che sta cercando di sgomitare per avere un riconoscimento ufficiale. Poeti tradizionali eh, è come se ritenessero che la poesia parlata non sia abbastanza poesia. Tu che ne pensi? Penso che non si possa dare una definizione univoca e soprattutto uh, rigida di che cosa è la poesia e di che cosa dovrebbe essere. Quindi essa è un'espressione interiore di quello che si pensa e di quello che si prova. Quindi direi che questi ragazzi, questo movimento giovanile va spronato e va spinto verso nuove frontiere della poesia. Anzi, io in primis, che sono un amante di quella classica. Appena chiuderemo l'editoriale, andrò a ascoltarmene qualcuno. E fai proprio bene, ti do anche qualche riferimento che chiaramente ho tirato fuori spulciando qua e là. Tra gli artisti di parole parlate più famose eh, troviamo F. Paul Azzino, la sua arte è spesso incentrata su questioni sociali come, come forma di attivismo. E poi c'è anche Dike Ciuku che è un avvocato, artista della parola e scrittore, eh, Iquo di Anabasi, ehm, le cui poesie parlano sono incentrate sull'identità e sulle difficoltà di crescere come donne in Nigeria e poi eh, altri artisti come Pemi Aguda e Bash eh, Muneni. Insomma hai tutto un, un, un diciamo una rosa di persone, di artisti da poter ascoltare e vedere. Ma mi fermo qui per passare all'appuntamento del giovedì che è Pillole di Antigone. Oggi Francesca Stanizzi, componente del difensore civico, ci parla della formazione del difensore civico e degli sportelli in carcere. Guardiamoli insieme. mm -hmm. Bentornate e bentornati, oggi vi racconteremo dell'attività di formazione che il difensore civico dell'Associazione Antigone sta portando avanti nell'ultimo periodo in occasione dell'apertura di due nuovi sportelli che avverrà prossimamente nella regione Sicilia, a Palermo e a Catania. L'idea di questa nuova formazione è stata portata avanti grazie allo sforzo congiunto uh, di, di, dei coordinatori del, del difensore civico e grazie al supporto dei volontari che fu, compongono il difensore, il difensore stesso. Si è scelto di individuare... I relatori di, uh, di questa formazione tra persone che compongono, tra cioè persone interne uh, ad Antigone, in quanto si è ritenuto che uh, questi ultimi potessero fornire da un lato mh, sicuramente un'ampia um, un conoscenza di quelle che sono le tematiche che tipicamente l'associazione affronta e altresì uh, fornire un, un impianto, un taglio pratico uh, alle, proprie, uh, alle proprie relazioni ai propri interventi che sicuramente um, possono essere maggiormente utili uh, per coloro che che si ritroveranno ad affrontare delle tematiche eh, mh, strettamente legate al, all'impianto penitenziario, ma mh, anche particolarmente interne e sentite dal, dall'associazione e dai volontari che eh, ormai svolgono questa attività da lungo tempo. Infatti, eh, da un lato abbiamo il difensore civico che ormai porta avanti la sua attività da tempo, tanto che è arrivato ad avere un. Um, una composizione di volontari particolarmente ampia che attualmente si è, mh, è raggiunto un numero superiore alle 50 unità e dall'altro abbiamo un'associazione che è composta uh, da 11 sportelli attivi uh, um, in Italia, uh, abbiamo infatti um, uno sportello attivo al Casa Circondariale di Re Bibbia Nuovo Complesso a Roma, che è il primo sportello che è stato attivato dall'associazione è sempre a Roma. Ne sono attivi uno presso la Casa di Reclusione di Re Bibbia, un altro presso la, mh, uh, il penitenziario femminile di Re Bibbia, ancora presso Re Bibbia Terza Casa e ancora sempre a Roma, uno presso la casa circondariale di Regina Celi, Tre sportelli attivi nelle marche, presso la casa di reclusione di Fermo, la casa circondariale di Ancora Montacuto e la casa circondariale di Pesaro, e um, si è aperta poi la possibilità di aprirne diversi nelle regioni del Sud Italia, tanto che più di recente si è attivato uno sportello presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli e due in Puglia presso la Casa Circondariale di Bari e la Casa Circondariale di Lecce e su, mh, appunto per un totale di 11 e su questa spinta uh, si è eh, mh, aperta uh, la mh, possibilità di aprirne due ulteriori in Sicilia, quindi questa spinta di apertura di sportelli in presenza uh, in diversi istituti penitenziari d'Italia ha mh, fatto mh, maturare e crescere l'idea che fosse l'occasione opportuna per iniziare questa attività di formazione che potesse fornire alle nuove sportelliste, quindi ai nuovi volontari e ai nuovi volontari uh, di questi sportelli, degli strumenti pratici e utili per rendere questi sportelli più efficienti possibile grazie all'esperienza di coloro che svolgono l'attività di volontariato per Antigone da, uh, da, da più tempo. Questa attività di formazione si è deciso di strutturarla. Su quattro giornate nei primi quattro martedì del, del mese di ottobre, eh, appunto tramite eh, moduli eh, brevi e pratici, eh, il cui fine è quello di fornire gli strumenti base, le nozioni base delle principali tematiche che eh, si ritiene che i volontari possono andare ad incontrare ehm, attraverso i colloqui con le, le persone detenute, sempre sulla base di quella che è l'esperienza eh, dei, dei volontari di lunga data e quindi sulla base di quelle che sono le tematiche che questi ultimi hanno affrontato maggiormente nel, nel corso del tempo. Quindi una prima giornata si è pensato di dedicarla più che altro a sia una, una prima impianto introduttivo che consentisse a coloro che eh, si, si sono approcciati a questa formazione, rivolta principalmente evidentemente a persone interne. Quali volontari del difensore civico e sportellisti, a comprendere quali fossero le direzioni principali che l'associazione si è prefissata e quindi chi è, che cos'è antigone, quali sono i suoi fini e quali sono i fini che questa attività di volontariato si è prefissata, per poi comprendere come comportarsi una volta che arrivano queste prime richieste, quindi come inquadrarle correttamente, quali sono magari le prime le prime domande, i primi, le prime informazioni necessarie per poter poi improntare la propria attività di ricerca eh, in, in maniera adeguata eh, al fine di approfondire e rispondere in maniera efficace alle, mh, alle esigenze della, uh, della persona e poi anche in maniera uh, molto pratica. Come ci si comporta nel corso di un colloquio con la persona, quindi le modalità giuste, il tono giusto, eh, il rapporto giusto da instaurare con, con la persona nel corso dello svolgimento del colloquio, per poi sviluppare eh, la giornata, eh, nel senso di comprendere chi sono anche le persone che si incontrano all'interno di un istituto penitenziario, quindi tipicamente qual è il personale che compone un istituto penitenziario e in tal senso anche mh, un approfondimento dedicato a quelle che sono le relazioni che si instaurano con, uh, con il personale penitenziario e l'importanza nell'instaurare tali relazioni, per poi sviluppare anche una tematica relativa alle relazioni esterne. In tal senso tipicamente con la rete dei garanti eh, delle, delle persone private della libertà personale, in quanto in tal senso Antigone ha sviluppato un'importante rete di relazioni con tali figure, eh, in quanto coordinando il nostro lavoro con queste figure mh, ci ha consentito di individuare una, una linea di azione efficace per scindere quello che è il nostro ruolo e quello che è il ruolo tipicamente portato avanti eh, da queste figure. E poi eh, nel corso delle quattro giornate si è pensato di dedicare una parte al, al racconto dell'esperienza eh, a livello regionale degli sportelli eh, attivi in ciascuna regione. E in questa prima eh, giornata si è lasciato uno spazio all'esperienza eh, attiva nelle carceri romane al fine proprio di comprendere come eh, tipicamente si svolge eh, l'attività all'interno di ciascuna regione. La seconda giornata è stata uh, divisa uh, in due parti. Una prima parte dedicata a comprendere uh, il tema della salute e, e come ci si comporta di fronte uh, ai casi uh, strettamente attinenti con il tema della salute. Quindi, qual è mh, il, uh, come funziona il sistema sanitario all'interno degli istituti penitenziari, uh, approfondire il tema della salute mentale, particolarmente sentito uh, nell'ultimo periodo, uh, il tema delle dipendenze e quali sono le relazioni che i volontari tipicamente instaurano con il sistema sanitario all'interno degli istituti penitenziari, per poi proseguire con una seconda parte, eh, maggiormente pratica, attinente al tema dei delle ai temi dei colloqui delle telefonate, dei trasferimenti e del reclamo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario. E anche questo giovedì, insieme, termina qui. Non possiamo far altro che ricordarvi di iscriverci a redazione Liberi dentro, chiocciolagmail.com, oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40-128 Bologna. Scriveteci le vostre storie, le vostre riflessioni. Come avete visto, il giovedì lo dedichiamo proprio alla lettura delle lettere che ci possono provenire da tutte le carceri dell'Emilia-Romagna. E ehm, non dimenticatevi che tutti i giorni su questi canali potete stare con noi. E un caro saluto a tutte le persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Antonella, da Alessandro, dal nostro tecnico del montaggio Enea Flacco, la nostra web manager che è Maria Cristina Lolli e Paola Leotti. Ci vediamo domani. Ciao!